In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, Papa Francesco ha scritto una lettera apostolica, Candor Lucis Aeterne, nella quale esorta le comunità cristiane a promuovere iniziative volte alla conoscenza e alla diffusione del messaggio dantesco in maniera accessibile e attraente. Per quanti vogliono vivere, continua il Papa, il proprio itinerario di vita e di fede in maniera consapevole. Iniziando oggi il nostro piccolo catechismo dantesco, oltre che a rispondere a un bisogno profondo del cuore, vogliamo anche dare un piccolo contributo alla calorosa esortazione del Pontefice. Quando frequentavo il liceo a Roma, ogni giorno, riprodotta sulla parete dell'androne delle scale, mi imbattevo nella scritta di questa celebre terzina dantesca presa dal canto 26esimo dell'Inferno, versi 118-120. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma a seguir virtute e conoscenza. È Ulisse che, condannato nell'ottava bolgia infernale con i consiglieri di Frode, fasciato interamente da una fiamma, esorta i suoi compagni al folle volo oltre le colonne d'Ercole. Però l'espressione sopracitata ha un sottofondo biblico e cristiano che ci invita a riflettere sulla nostra origine e sul nostro destino. Siamo esseri creati a immagine di Dio, non per vivere guidati dall'istinto e dall'irrazionalità propri delle bestie, ma dalla ricerca e dall'esercizio delle virtù morali e intellettuali tipiche di ogni essere umano. Nel Purgatorio, al canto settimo, il sommo poeta parlerà anche delle tre sante virtù, fede, speranza e carità, che danno perfezione allo spirito umano. Tra tutte le virtù è la carità il vincolo della perfezione, come dice San Paolo, che dà gioia e pienezza alla vita dei figli di Dio. Dio è amore e ci ha creati per amare e per essere amati. Molto meglio di tanti altri, scrive ancora Papa Francesco, Dante ha saputo esprimere con la bellezza della poesia la profondità del mistero di Dio e dell'amore. Gesù, il buon samaritano, ci insegna la concretezza dell'amore verso i fratelli bisognosi. Lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio effuso nei nostri cuori fin dal momento del battesimo, ci dona la capacità di amare Dio e il prossimo con gli stessi sentimenti del cuore di Cristo. Questa vita di carità ci orienta verso la comunione perfetta ed eterna con Dio. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: il cielo è il fine ultimo dell'uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Se siamo fatti per il paradiso, allora ascoltiamo Dante che ci dice: considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma a seguir virtute e conoscenza. Considerate la vostra semenza. Pace e bene a tutti.